Ciao a tutti, io sono Polly, benvenuti in questo video. Oggi è un video annuncio, non è un gameplay, non è una recensione, ma un semplice video annuncio. E siccome dall'immagine l'avrete dedotto, sì, farò una nuova guida dei Pokémon, però che avevo già fatto la guida completa di Pokémon Luna, con magari qualche piccolo extra, anche se non ho completato la parte di tutte le persone che deve affrontare quando diventi campione della Lega, anche perché c'erano già video in giro e battere tutte le volte la Lega era un po' difficile. Vabbè, non porterò Ultra Luna come si potrebbe pensare, ma porterò Ultra Sole, perché non mi era piaciuto molto il fatto che di giorno ci fosse la notte in Luna, perché questa è proprio peculiarità di Pokémon Luna, che quando dovrebbe essere giorno, in Pokémon Luna c'è la notte e quando è notte c'è giorno. E per una persona che gioca maggiormente di giorno, magari questa cosa non è carina. Ciao. Sì, grazie Gio, che ha partecipato alla recensione per cattivissimo me 3. Voleva solo salutarvi. E per questo nuovo capitolo abbiamo molte più aspettative rispetto al precedente, anche perché hanno detto che la trama dovrebbe essere circa il doppio di Sole e Luna normali, ma non è un sequel come ci si potrebbe aspettare, come speravo, anche se non ci sarebbe stato molto altro da fare, ma è una storia alternativa, ambientata credo un po' dopo, perché gli avatar di gioco mi sembrano leggermente più grandi rispetto alle loro versioni di Sole e Luna. Non dico grandi anni, ma un po' poco. E si può dedurre anche dal fatto che in questa Alola di Ultra Sole e Ultra Luna c'è già la Lega Pokémon, a quanto ho capito. E ci sono certi rumor rilasciati da un'intervista qualche giorno fa, a cui potrebbero apparire dei Pokémon leggendari delle versioni precedenti, come ad esempio Mewtwo. Sarebbe una cosa molto carina questa. Beh, detto questo, affronteremo sempre le prove, ma avremo nuovi Poké Passaggio, nuove Ultra Creature, e potremo visitare i mondi delle Ultra Creature. Cosa molto carina anche per colmare quel, non è tanto deludente, però poco fantasioso post-game di Sole e Luna, dove dovevi andare a cacciare le ultra creature nell'erbata e catturarle. Che per delle creature che vengono da altre dimensioni non sono poco andare lì a cercare nell'erbata, spruzzarti il repellente e usare un Pokémon che non sia troppo forte, se no non apriva neanche l'ultra creatura, ma neanche troppo debole, se no ti aprivano tutti i Pokémon selvatici. Era veramente una cosa un po' noiosa, se proprio dobbiamo dirla tutta. Anche se il fatto che dopo che le avevi catturate tutte ti davano 1 milione di poche monete e potevi andare a catturare Necrozma sulla collina 10 coralli, o 10 carati, vabbè, quella dove trovi Rockruff sull'isola di Melemele. Vi ci ho fatto anche un video riguardo se vi interessa. Lo troverete lì nella baita normalmente come le altre creature. Beh, detto questo gioco sembra migliore del precedente, ma non che quello precedente fosse brutto. Sole e Luna era un gioco che voleva rinnovare il ciclo infinito di palestre, lega, che avevamo già dalla prima generazione, più nuove cose come i Poké Passaggio che costituiva le mosse come volo, surf e la bicicletta. Beh, detto questo, vi invito a iscrivervi al canale se vi interessa vedere questa guida di Pokémon Ultra Sole e commentare e mettere un bel like. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!